Ricordare è definita la strada della morte per la numerosità degli incidenti stradali che ogni anno si registrano. Si interverrebbe quindi soltanto attraverso interventi manutentivi, non si rifarebbero queste strade. È evidente che in questo modo ci sarebbe un definanziamento delle opere, un ennesimo scippo ai danni della Calabria. Comprendiamo che il Presidente Renzi ha annunciato di voler finire l'autostrada Salerno-Reggio Calabria nel 2016, ma se il modo per finirlo è quello di non farlo, ci dispiace molto. Vorremmo capire dal Presidente, dal Vice Ministro Delrio se Armani, quelle di Armani erano parole di libertà o sono invece obiettivi condivisi al Governo. Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Graziano Del Rio, ha facoltà di rispondere, onorevole Occhiuto. Grazie, grazie Presidente, grazie Onorevole. Gli interventi di ammodernamento, adeguamento e miglioramento dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria hanno richiesto nel corso degli anni un impegno pari a 8 miliardi e 233 milioni, di cui 7 miliardi già spesi, e hanno consentito questi miliardi spesi su 440 chilometri interamente percorribili di adeguarne già 355 e altri 30, quindi 385 in totale, in corso di ammodernamento. Ne rimangono 58, di cui 16 sono finanziati già. E la voglio rassicurare, il Presidente dell'ANAS ha semplicemente detto che sulla Salerno-Reggio Calabria, come sulla Ionica, come su tutte le grandi arterie, la Orte-Civitavecchia, la Orte-Mestre, la Cispadana, da qualsiasi latitudine e longitudine, l'approccio di ANAS è quello di fare le opere in maniera che diventino sicure, ammodernate, fruibili, ma anche di avere non delle opere faraoniche che, come è noto, hanno portato semplicemente a lievitazione di costi e alla non realizzazione nei tempi giusti e con i modi giusti degli interventi. Quindi non ci sarà nessun definanziamento, anzi, i soldi verranno tutti spesi in maniera più celere se le soluzioni progettuali più idonee verranno ritenute più idonee e verranno adottate alla svelta, quindi noi siamo convinti di poterli spendere più alla svelta, di poterli terminare più alla svelta, e idem dicasi per la statale Ionica, che di cui conosciamo la difficoltà e la pericolosità e su cui sono in corso lavori per diverse centinaia di milioni e altri sono già finanziati, 969 sono in corso di finanziamento appunto per il nuovo progetto, ma voglio rassicurarla che la revisione progettuale non comporterà in nessun modo e per nessun motivo la riduzione dei finanziamenti, anzi forse potrà consentire di risparmiare alcune risorse per poterle reinvestire nel completamento definitivo della Salerno-Reggio Calabria, nel completamento definitivo della Ionica. Quindi la revisione progettuale fa parte di quella strategia di project review, cioè di valutazione di impatto dei soldi spesi e di come vengono spesi e di uno Stato più attento a iniziare a completare le opere con i costi e i tempi giusti. Grazie. Grazie Ministro, ha facoltà di replicare la deputata Santelli. Prego, onorevole. Signor Ministro, io mi aspettavo che oggi in quest'Aula lei avrebbe smentito platealmente le parole del Presidente dell'ANAS. Lei oggi le sta confermando. Qui non giochiamo con le parole, non è un problema di adeguamento. Qua stiamo parlando di nuovo tracciato sulla 3 e revisione della 106. Un nuovo tracciato perché gli ultimi 40 chilometri di cui lei stava parlando sono considerati i chilometri più pericolosi in assoluto di l'intera A3. L'ANAS ha sempre sostenuto che con le strutture attuali non è possibile garantire alcuna sicurezza. Lo ha detto ai sindaci che ho incontrato proprio ieri, che chiedevano almeno di poterle mantenere e per usarle come strade statali. Hanno detto di no, non si poteva lavorare, bisogna lavorare per forza per un nuovo tracciato. La nostra richiesta, signor Ministro, è il nuovo tracciato che è stato progettato, non la manutenzione straordinaria. Non si può fare nelle curve che hanno un giro di gomito tale che è impossibile evitare gli incidenti.